Italia, non è il mio mestiere. La qui presente è Antonia Maiorchi. Io la conosco da 10 anni, ho avuto modo e anche fortuna di apprezzare il suo percorso nell'ambito delle costellazioni. E mi pregio poterla presentare in quanto questa signora, potremmo dire eccezionale, superativa, lei si definisce normale. Correggimi se sbaglio. Per quanto io ho potuto visitare e constatare di persona, le qualità io le definisco altruistiche, perché le costellazioni non è un argomento che posso trattare io, ovviamente, sono veramente elementi e argomenti di estrema importanza. Io ero un po' scettico all'inizio, poi ho cambiato atteggiamento, ma non mi voglio dimenticare, questa signora, la chiamo signora, ma è una grandissima e cara amica, ha avuto un cambiamento nella sua vita dai 40 anni in poi, proprio in questo passaggio, in questa età leggermente matura, anche se non si può dire, ha cominciato a comprendere tanti passaggi e di riflesso me li ha fatti conoscere, quindi il suo atteggiamento è veramente altruistico. Io sono contentissimo di poterla presentare, annunciare, non mi addentro nelle argomentazioni. Vi invito molto gentilmente a dare un applauso qui alla presente Antonia, in virtù del fatto che adesso lo sentirete argomenti di estrema importanza. Vieni Antonia, ti faccio il microfono. Grazie per avermi chiamato, fate tanti auguri anche se non ne hai bisogno. Grazie mille Luigi, è stata molto galante e cortese. Sì, grazie a tutti voi, mi avete colto questa opportunità, perché non è veramente da tutti. Sono temi delicati, sono temi profondi, sono temi che fanno paura e quindi nella serie è un viaggio per coraggiosi. Perché non tutti siamo propensi a vedere determinate dinamiche. È vero ciò che dice Luigi, che la mia trasformazione si è avviata intorno ai 40 anni. È stata una trasformazione a volte faticosa. Ho avuto dei sostegni importanti, poi anche il mio percorso in counseling che mi ha aperto tutto un mondo, mi ha fatto conoscere l'approccio sistemico in maniera veramente, secondo il mio punto di vista, eccellente, perché ho avuto un insegnante fantastico, il professor Attilio Piazza, che è stato un diretto allievo di Bert Hellinger. Che è colui, Bert Hellinger, è colui che ha portato le costellazioni a oggi, che le possiamo utilizzare come tecnica. È stato veramente un viaggio a tante tappe, ha toccato tante tappe della mia vita, ma mi ha in qualche modo stravolto, ma nel positivo, perché mi ha portato a conoscere realmente me stessa, mi ha portato ad affacciarmi alla vita usando anche altre finestre rispetto a quelle che ero solita frequentare. Insomma, per farla breve, dopo 50 anni ho capito chi ero e piano piano è venuto fuori che ciò che avevo imparato, ciò che avevo sperimentato faceva parte del mio percorso, sì, ma poteva essere anche utile, funzionale a chi magari si trova nel disordine, nel non capire ciò che sta vivendo. E quindi piano piano è emerso questa nuova veste, chiamiamola professionale. Prima Luigi ha detto una cosa, dice si ritiene una persona normale, perché in effetti sono una persona normale, come tutti noi, solo che ho avuto a volte il coraggio, a volte la distrattaggine, a volte la curiosità di affacciarmi da finestre
diversi per vedere che cosa stava succedendo nella mia vita. E questo mi ha permesso di, io dico, di rinascere ad un'ottava superiore, ma non perché io sia superiore, ma perché la visione è completamente diversa, è una visione più ampia, superiore perché se noi andiamo un piano alto abbiamo un'altra visione, diciamo che vediamo sotto. Chiusa la presentazione di ciò che sono, di chi sono e ciò che faccio. La mia visione, sì. Io da quando ho cominciato, ho conosciuto le costellazioni, ho detto, è vero, la costellazione è una tecnica terapeutica, bellissima, funziona, però a mio avviso manca un qualcosina da divulgare, quelle che sono le basi su cui si poggia la costellazione familiare. Tutto quel materiale che è appannaggio di chi si forma nella costellazione familiare, giustamente. Però io ritengo che sia essenziale che questi concetti vengano compresi da tutti, perché questo ci permette di avere quella che oggi tutti chiamano consapevolezza. Ma consapevolezza, ma di che cosa in realtà? Io sono qui per presentare questa, diciamo, innanzitutto per presentare un percorso per coraggiosi che si vogliono, che si vorranno avventurare nelle queste nuove conoscenze. E quindi parleremo sì di costellazioni familiari, ma la posso parlare senza ricordo? Sì, è meglio, perché si interrompe, giusto? Mettiti in mezzo così arriva meglio la voce, Toto. Allora, parliamo sì di costellazioni familiari, ok? Però a me piace anche presentare una visione dell'approccio sistemico che non tutti conosciamo, della, diciamo, degli ordini dell'amore che ha descritto Bert Hellinger, frutto della sua esperienza, e quindi fare tutto un quadro, perché per me le costellazioni sono un viaggio. Un viaggio significa partiamo da un punto per arrivare a destinazione. Il punto da cui partire è noi, le nostre origini. La sistemica ci vede, cioè la sistemica familiare è quell'approccio dove l'essere umano, l'individuo, non è visto a sé, una persona unica che viaggia nel mondo, ma è visto nel contesto familiare, nel sistema, e quindi è integrato in una rete di relazioni. E poi io mi piace, non sto seguendo le slide purtroppo, sto andando, vedo a braccio, mi piace far conoscere le basi, i presupposti di questa costellazione. Non so, personale, faccio un attimo un recap. Allora, chiedo qui, chi conosce proprio l'acqua di concetto, la costellazione familiare, che ha avuto esperienza di costellazioni, o perlomeno la conosce? C'è qualcuno che la conosce? Perché se si conosce, sorvolo, se non si conosce, approfondisco che cos'è la costellazione familiare. Allora, le costellazioni sono una tecnica terapeuta, un approccio terapeutico fondato da Bertelli, creato da Bertelli, il quale per 16 anni lui ha vissuto nelle tribù africane. Lì ha avuto modo di vedere, di conoscere, di sperimentare come in quelle tribù il rispetto degli antenati è essenziale. Quindi ha cominciato a vedere questo approccio. Poi, tornato in Germania, ha approfondito l'approccio sistemico, l'approccio della Gestalt, ha approfondito diversi approcci terapeutici, perché lui era un psicoterapeuta. E alla fine ha accolto anche il concetto del campo genetico di Sheldrake. Ha messo insieme tutti i suoi studi, cioè tutte le sue conoscenze teoriche, approcci vari, l'esperienza che lui ha vissuto in Africa, in queste tribù,
e ha dati solo nati gli ordini dell'amore. Gli ordini dell'amore altro non sono che delle regole, delle condizioni a cui il sistema in generale è sottoposto. Adesso dobbiamo capire che cos'è il sistema e che cos'è il sistema familiare, perché noi parliamo di famiglia in questo caso. Quindi, se mi dai il sistema, allora è più semplice seguirla come si verifica. Quindi il sistema è un insieme di componenti che aggregati in modo opportuno interagiscono per svolgere specifiche funzioni. Per esempio il sistema solare, il sistema circolare, il sistema, tutti questi sistemi, ma anche il sistema del campo magnetico. Quindi per funzionare da sempre il sistema rispetta sempre le sue regole e il sistema per suo lato mi attende sempre ad un equilibrio. Poi vedremo il problema questo. Per il sistema quindi si intende il contesto tutto integrato in cui le proprietà essenziali di ciascuna parte, quindi l'uomo che è comunque una parte unica, è una parte che ha le sue proprietà individuali, comunque. Le proprietà di questa parte di ciascuno derivano dalle relazioni con le altre. Quindi se io sono in relazione, la mia caratteristica è influenzata dalla relazione con l'altro. Quindi tutte le parti si influenzano reciprocamente e al contempo ognuna dipende dalle caratteristiche e dal funzionamento del sistema nel suo complesso. Quindi una persona non è un elemento isolato, bensì parte di un sistema. Cosa che significa? Che comunque, andiamo avanti, prossimo. E anche la famiglia, il sistema familiare, è un sistema. E come tutti i sistemi, ha delle regole. È vero che ciascuno di noi mantiene la sua identità, ma è altrettanto vero che ciascuno di noi, in quanto membro di un sistema, subisce l'influenza a sua volta degli altri membri. Quindi, è importante o no conoscere, secondo voi, che cosa si intende per sistema familiare e capire quali sono le leggi che regolano l'equilibrio naturale del sistema familiare? Io mi sono fatta questa domanda, per questo ho detto, ma perché questo è appannaggio solo di chi è formato alle costellazioni? Per me è un messaggio, è un'informazione che tutti dovrebbero avere, proprio per far sì che le relazioni familiari siano relazioni, non solo familiari, siano relazioni in armonia. Cioè, che non significa che non parliamo di perfezione, parliamo di armonico, cioè di un qualcosa che comunque è armonico. Non esiste, mi viene in mente questa cosa, non esiste una mamma perfetta, un padre perfetto, un fratello perfetto, ma esistono sane relazioni, che è diverso. Qui, Bert Hellinger ha enunciato questi ordini dell'amore, che sono le regole che permettono al sistema familiare di stare in un equilibrio armonioso. Andiamo a vedere cosa dicono questi ordini. Primo ordine è un ordine di appartenenza. Ogni membro della famiglia ha diritto di appartenere al sistema familiare. Quindi, chi appartiene normalmente al sistema familiare? Chi è che appartiene e chi è che non appartiene al sistema familiare? Già questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare, perché a volte Bert Hellinger ha tenuto molto in considerazione l'influenza degli allenati nella nostra vita attuale. Quindi non possiamo prescindere dagli allenati, da quello che è successo. Molto spesso nelle generazioni passate abbiamo assistito, penso che sia storia un po' comune un po' a tutti, che alcune persone sono escluse dal sistema o sono semplicemente dimenticati o perché secondo la morale
qui non c'è morale, non c'è proprio il concetto di morale, ma è natura. Alcune persone sono state, nel passato sono state escluse, i vuoi che abbiamo commesso un reato, allora viene escluso la famiglia, viene dimenticato, viene messo in disparte. All'epoca si mettevano in disparte anche bambini che magari nascevano con dei problemi, tutta una serie di situazioni che creavano questa esclusione. Siccome abbiamo detto che il sistema tende all'equilibrio, per rimanere in equilibrio, siccome secondo questa legge il sistema non ammette esclusioni, per rimanere in equilibrio che cosa succede? Che il sistema in qualche modo trova questo mezzo, come attraverso un membro della generazione futura che in qualche modo va a sostituire la persona dimenticata. Quindi significa che un membro di una generazione futura si farà carico del destino della persona esclusa. Quindi questo membro vivrà una vita non sua e vivrà in maniera pesante, senza sapere perché, perché magari quella persona lì, quell'antenato nemmeno lo conosce, però incide. Quindi, riconoscere i membri del sistema, chi sono? Poi questo lo vedremo, approfondiremo anche nel percorso. Riconoscere qual è il proprio giusto posto, perché ognuno ha un posto nel sistema. Sapere che i grandi danni e i piccoli ricevono e non viceversa, i genitori prendono decisioni importanti per i figli, i fratelli maggiori assumono responsabilità maggiori rispetto ai fratelli minori. Nel sistema c'è sempre chi arriva prima, chi scende più primo in questa stazione. Mio padre è arrivato prima di me, giustamente, mio figlio è arrivato dopo di me. E questo ordine di precedenza o di gerarchia deve essere rispettato nel sistema. Il sistema vuole il rispetto dei più grandi e rispetto di chi viene prima. Ripeto, escludendo la morale, indipendentemente da cosa abbia fatto, da come ha vissuto, semplicemente questa accettazione, cioè accogliere ciò che è arrivato. Poi c'è un equilibrio tra dare e ricevere. Mentre quell'ordine era generico, l'ordine di prima, la confidenza, era un ordine che riguarda esclusivamente le relazioni verticali, cioè genitori, figli in verticale. E lì c'è i grandi danni che ti dicevano. E i piccoli non sono i piccoli, ma per piccoli si intende anche una persona di 60 anni che si relaziona col padre, con la madre. Il piccolo semplicemente perché viene dopo, non perché è piccolo di età, non c'entra niente di età grafica. E quindi in questa relazione verticale c'è la legge grande dal piccolo riceve. Quando invece ci relazioniamo in senso orizzontale, quindi tra pari si può dire, quindi nel campo della relazione di coppia, relazione di amicizia, contesti lavorativi, contesti associativi, dove si è un po' tutti alla pari, non c'è la relazione verticale, ci deve essere un equilibrio tra il dare e il ricevere. Nel caso in cui ci troviamo di fronte a chi dà di più o non riesce a ricevere, quindi c'è questo squilibrio, lì ne va della serenità delle relazioni. Ma a volte noi non sappiamo di stare in questo squilibrio, perché siccome lo abbiamo vissuto da anni ci troviamo in questa posizione, diciamo, è così, cioè, tutto sommato va bene. Questo tutto sommato va bene significa che il sistema comunque ha trovato il suo equilibrio, però non è un equilibrio naturale. Se non c'è armonia, non è un equilibrio naturale. È come l'esempio che abbiamo fatto prima, quindi c'è da mettere a posto. C'è un altro ordine. Ok, noi siamo inseriti, se ci fate caso, siamo inseriti in più sistemi, cioè il sistema della famiglia di origine, ci potrebbe essere il sistema della famiglia attuale, ma c'è il sistema amicizia, c'è il sistema
ne so, palestra, sistema di organizzazioni in cui appartengo, a cui faccio parte, quindi sono diversi sistemi. E anche tra i sistemi c'è un ordine di priorità. Secondo voi qual è, infatti c'è scritto, il sistema più importante, quello d'origine, che ha la priorità su tutti gli altri? Tant'è che se io riesco a mettermi in ordine nel sistema della mia famiglia d'origine, automaticamente io già parto con il piede giusto per essere in un ordine, in un equilibrio nel momento in cui esco dalla famiglia d'origine ed entro in una relazione di coppia, perché parto da un equilibrio, parto da una posizione, chiamiamola naturale se vogliamo, se vogliamo. Se io invece nella mia famiglia d'origine sono in disordine, sono fuori posto, c'è un disequilibrio, automaticamente io entro nella relazione nel disequilibrio. Poi anche nell'ambito della relazione di coppia, prima c'è la coppia, che è una cosa, che è un certo tipo di relazione, poi c'è la famiglia, quando arrivano i figli, che è un altro tipo di relazione. E quindi capite che se io non parto dalle origini, hai voglia a lavorare sulla relazione di coppia o sulla relazione che io ho conflittuale con i figli? E dicevo, quindi la famiglia di origine ha la priorità su tutti gli altri sistemi, però è anche vero che quando io insieme a un compagno, marito, compagno, quello che sia, creo la mia famiglia, la famiglia attuale, è vero che l'altra con le priorità arriva prima, però è anche vero, perché la vita va verso la vita, che la famiglia attuale ha la precedenza, non la priorità, ma la precedenza sulla famiglia d'origine. Che significa avere la precedenza? Se io entro in una relazione di coppia, quindi vado a creare la mia famiglia, ci vado in avanti, ma la mia energia sta dietro a guardare la famiglia di origine, perché io comunque ho degli insoluti, ho qualcosa che devo equilibrare, è come se io andassi nella mia famiglia attuale, ma in realtà non ci sono, la mia energia è dispersa, quindi sta ancora lì guardando mamma e papà, mia famiglia, sto chiedendo, e quando si dice figli non visti, questo è, non che io non li abbia visti o non mi sia presa cura di loro, però energeticamente io sto un po' qua, ma in realtà sono tirata indietro, quindi sto così, cioè anche come metafora si capisce che io non sono totalmente nel qui e ora della famiglia attuale, però ha la precedenza, significa che io ho, se ho un problema qua, ho un problema là, la precedenza è qua, perché qui è la vita che va avanti, quindi io do la precedenza alla famiglia attuale, ma con uno sguardo, certo che do uno sguardo alle origini, però la priorità è la famiglia attuale. Stessa cosa, quando ci sono gli altri sistemi, la priorità è la famiglia, quindi il compagno, i figli, la priorità è quella. Poi tutti gli altri sistemi, anche quello lavorativo, è secondario alla famiglia, nel giusto equilibrio. Quindi anche quando noi interagiamo nei diversi sistemi, dobbiamo tenere conto dell'ordine di priorità. Che cosa fa la costellazione? Quali sono i processi della una costellazione familiare? Noi facciamo una costellazione e mettiamo in campo una dinamica. Si crea un campo morfogenetico che è un campo naturale dove sono insite in questo campo le informazioni sistemiche, le informazioni della famiglia. Una volta creato questo campo, è il campo stesso che ci fa emergere, che ci fa vedere con gli occhi ciò che quali sono le violazioni, quali sono state le violazioni di questi ordini. Quindi noi li guardiamo. Guardare significa anche comunque entrare in contatto con quell'emozione, con quelle esperienze che noi magari a parte possiamo non averle conosciute, ma a volte non le abbiamo messe via, messe da parte perché ci hanno fatto tanto male,
l'astrobiologia è già programmata per non farci soffrire, per allontanarci dal dolore, quindi è un po' come se ci metti tutto sotto il tappeto, non vedi. Però la costellazione ce le porta a galla, in modo che per questo è un viaggio per coraggiosi, perché io vado a vedere ciò che mi fa male, entro in contatto anche con quell'emozione lì, sì, la vivo, sì. Vado a vedere anche, e questa è anche consapevolezza, come i membri di quel sistema si sono spostati di posto, che ruoli hanno preso e come incidono sulla mia vita attuale. Quindi vado a guardare il disordine che c'è. Poi c'è la terza fase, dove aiutati dal facilitatore, nel rispetto degli ordini, piano piano si arriva a rimettere tutto in equilibrio. Quindi vedo le dinamiche, vedo le violazioni, le rimetto a posto, se c'è un po' posto, quello che è, rimetto tutto in ordine, un po' immaginando di fare un po' rimettere a posto un puzzle e ricostruirlo. E questo ci permette, perché lo abbiamo sperimentato, lo abbiamo visto come quella dinamica influenza la vita oggi, e quindi andremo a mettere ordine e capire e sperimentare, perché niente è matematico, niente è certo. Il cambiamento avviene nel momento in cui io conosco, quindi consapevolizzo, vedo, ma poi metto in pratica, perché se io ho conosciuto gli ordini che mi dicono determinate cose, che mi fanno capire qual è il mio giusto posto, e poi nella materia io devo, se voglio mettere quell'equilibrio, devo riconoscere il mio posto, quindi qual è il mio giusto posto, quali sono le cose che posso fare, quali cose che non posso fare, che poi se io mi ascolto, automaticamente il corpo già lo sa, quindi se c'è sforzo nel fare una cosa, sicuramente non è naturale. Un po' con la conoscenza degli occhi, un po' con il sentirsi, l'ascoltarsi, siamo facilitati nell'andare verso l'armonia nelle relazioni. Un viaggio di guarigione, ma la guarigione si può avere secondo me con una consapevolezza, quindi consapevolizzare tutto ciò che può portare alla guarigione. Quindi io per me, ho ideato questo percorso in quattro incontri. Quattro incontri perché, come vedete, ogni incontro ha un tema, la famiglia d'origine, la bellezza di chi c'è nella tua vita. Quindi, per andare avanti, molto spesso è importante tornare da dove tutto è cominciato. Lì. Per fare cosa? Per mettere ordine, per mettere pace. E questa è una cosa essenziale. Perché una volta che noi abbiamo messo pace, abbiamo messo ordine nella famiglia d'origine, automaticamente andiamo a vedere la famiglia attuale, che è il secondo appuntamento, e potremo osservare che qualcosa si è mosso, che cosa non si sa. Poi il terzo appuntamento è la famiglia attuale con figli, perché come ho accennato prima, un conto è la coppia, un conto è la coppia con figli. Poi anche la coppia con figli ha diversi aspetti, la coppia con figli piccoli, la coppia con figli più grandi, adolescenti, grandi, e quindi c'è tutto un equilibrio e un continuo movimento. Ma basta conoscere i principi base, poi tutto è più semplice. Poi oggi ci sono molto frequenti equilibri particolari quando si affronta una separazione, si esce fuori da una separazione, come gestirla in maniera equilibrata, come relazionarsi con i nuovi partner, poi eventualmente con i figli dei nuovi partner, oppure come relazionarmi io che entro in relazione con un nuovo partner che a sua volta ha già una compagna. Quindi è importante sapere anche qui quali sono i limiti, i confini, gli ordini che regnano in questo aspetto dei
quarto appuntamento, no? Quarto appuntamento che mi piace vederlo come un recap, dove faremo, ci sarà sempre un'esplorazione e l'integrazione degli ordini, ma finalizzato a vedere, siamo partiti da qua, 3 mesi fa, stavamo qui, dopo 3 mesi, dove siamo? Come siamo messi? Quindi una sorta anche di verifica di quello che abbiamo fatto nel cammino, cioè vado a verificare la mia posizione con la famiglia di origine, come mi trovo adesso, come sto? Mi manca un pezzetto, li vediamo, li sistemiamo, quindi è un po' un riassunto delle tre puntate. E questo è solo comunque una base, diciamo, mi piace definirlo come mettere ordine nei dati di base, nei fondamenta. Poi da qui costruire, esplorare il mondo, perché poi questi temi, famiglia d'origine, sembra strano, ma sono legati al successo del lavoro, al denaro, anche a volte a dei sintomi fisici, che non significa che si guariscono i sintomi con le costellazioni, assolutamente no, perché lì è comunque essenziale affidare a ciascuno le sue cose. Magari dare uno sguardo se questo sintomo può essere una conseguenza di un disordine, di un irretimento, perché magari questo sintomo io lo porto addosso perché un anno prima è stato escluso e allora parte la pesca. Partiamo da una teoria che però poi nel campo ci verifica, cioè lo andiamo a verificare, che non è così. Pensiamo che sia un irretimento del nonno morto in guerra, però dobbiamo verificare. E niente, questa è la mia idea di avviare alle costellazioni familiari. Poi certo che ci saranno anche le giornate di costellazioni classiche, standard, cioè sì, esplorare qualunque tema, però in questo percorso verranno esplorati solo questi punti. Come? Nella mattina si farà un piccolo seminario teorico dove approfondiremo gli ordini che riguardano per esempio la famiglia di origine come primo appuntamento, e il pomeriggio, una pausa a pranzo, e il pomeriggio andremo con le costellazioni, ma ciascun appartenente al gruppo metterà in scena la propria dinamica, quindi tutti faranno una costellazione che riguarda il tema. Per far questo in un pomeriggio principalmente con più di 5, quindi il gruppo sarà proprio di 5 persone, non più di 5, sempre meno con più di 5, perché ciascuno magari esplora la propria situazione e comincia a fare un passo. La mia idea è di poter fare il primo appuntamento prima di Natale, perché Natale è un periodo dove emergono proprio queste dinamiche familiari, siamo più a contatto con le nostre famiglie e quindi c'è chi magari volentieri sente questo dolore familiare, c'è chi è costretto, si sente costretto ad andare solo in pranzi, chi trova spese per non andare, però questa è un'ottima occasione per comprendere perché io ho gli atteggiamenti, quindi perché mi piace fare un po' di Natale, perché iniziamo a mettere ordine nella famiglia di origine. E c'è questo periodo fantastico dove io osservo quello che succede, perché con la costellazione non devo fare nulla nel materiale, osservo, posso mettere in campo i concetti che ho preso, gli ordini, come dicono, come mi devo muovere, però capire poi, vedere nel concreto come e se ci sono stati dei cambiamenti rispetto magari al Natale precedente oppure alle relazioni precedenti. Per questo secondo me è opportuno cogliere il periodo di Natale, perché è veramente una
molto importante. Quindi, cosa ottieni da questo percorso? Conosci le basi sistemiche e gli ordini del lavoro di biblioteca, quindi ho un po' una mappa, so come orientarmi nel territorio. Quando noi andiamo a prendere la patente, la prima cosa che facciamo è conoscere il codice della strada. A che ci serve conoscere il codice della strada? Ad evitare incidenti, il più possibile, logicamente, perché magari incidenti di percorso ci saranno, però, come dicevo, sì, è vero, sì, mi sono andata a sbatti, ma perché non ho visto lo stop e non mi sono fermata, o non ho dato la precedenza, oppure lui mi ha tagliato la strada. Però, quindi questa è consapevolezza. Imparare a riconoscere le dinamiche del sistema familiare su te e su quello che ti sembra fuori, questo è importantissimo. Perché se io ho una visione sistemica, io posso vedere e rivedere il comportamento, l'atteggiamento della persona con cui mi sto relazionando, perché so che quella persona si relaziona con me comunque è in un contesto, nel suo contesto familiare che io devo vedere. Quindi quest'ottica sistemica è un valore, per me è stato un valore aggiunto a vedere le relazioni che io ho nel quotidiano, comprendere le origini dei disagi e tutta la mia religione, scoprirà e scioglierà le dinamiche personali, dopodiché ti senti libero dai disagi del passato, perché a volte noi sentiamo un senso di non libertà, ma non sappiamo da che cosa. Quindi questo sguardo sistemico poi lo possiamo utilizzare ed è essenziale anche nelle relazioni di lavoro, e sarà seguito passo passo nei due processi di trasformazione. Quindi essendo un viaggio a quattro capi, quattro incontri, logicamente ci sarà una trasformazione dove io sarò comunque a disposizione. La cosa importante è che vai avanti, dirò sempre no. Il gruppo, il contesto in cui si svolge questo lavoro, quello di presentazione, allora innanzitutto è privo di giudizio, privo di morale, perché la morale a volte sono dei costrutti dell'uomo, ma in realtà, se noi ci facciamo caso, la natura, che è natura, non conosce la morale. Cioè la natura ha due leggi, o vivi o muori. Noi siamo natura, come l'albero, c'ha le sue leggi, la natura è quella. Cioè, anche nel gruppo degli animali, in natura, se un piccolo non è in grado di sopravvivere, lì non c'è la morale che dice no, non ti posso, quindi muori. E noi dobbiamo un attimo uscire fuori dalla morale ed entrare nella natura dell'essere. Per questo il campo è privo di giudizio, perché non c'è giudizio, perché tanto siamo tutti nella stessa barca. Non c'è morale, non c'è giusto o sbagliato. Cioè, mi fa stare bene o mi fa stare male. Punto. Giusto e sbagliato sono concetti dell'uomo. Diciamo, mi fa strato, mi dice, è giusto e sbagliato? No. Mi fa stare bene o mi fa stare male? Queste sono le domande funzionali da fare. Quindi, l'intervento organizzativo è questo e il posto. Ciò che nasce da questo incontro, a questo seminario è in promo a 80 euro all'appuntamento, perché in realtà il valore si aggira su 100 euro, che comunque sono una giornata intera, quindi c'è la parte del seminario, la parte esperienziale, e quindi tutto ciò che nasce da questa presentazione è in promo in cuore dell'anno a 80 euro. Ripeto, sarebbe ottimale e funzionale poter partire prima di Natale, poi vediamo se ci sono adesioni, se ci sono dei coraggiosi che vogliono affrontare questo viaggio, perché è un viaggio dentro se stessi, ma nelle dinamiche
bambina abbiamo. Allora qui adesso vi chiedo, no aspetta, Mandy, questa là. Ok, ho chiacchierato, ho fatto la mia... Voglio chiedere a voi se magari avete delle domande, approfondire certi punti dove avete bisogno di approfondire, dove non sono stata chiara. Se qualcuno vuole condividere una propria esperienza, se si è ritrovato in qualche disordine e non sapeva come magari inserirlo, non lo so, a questo punto se ci sono domande. Io sono a vostra disposizione. Sarò stata brava. Non avete dubbi? Ok, vabbè, questi sono le due slide finali con cui mi piace concludere. Vai là. Ringraziamento per essere stati qui. Complimenti perché ascoltare di questi argomenti, ripeto, non è da tutti. A volte mi hanno fatto paura, a volte hanno fatto paura anche a me. Quindi so di cosa parlo. È bello pensare che ogni grande viaggio, ed è sempre così, inizia con un piccolo passo. Oggi si è fatto un apri le nuove possibilità, ora è il momento di continuare il cammino. Unisci per viaggio della consapevolezza. Quindi chiedi la guida lasciando la tua mail. Infatti chiederò, se volete, di lasciare la mail perché magari vi manderò il proprio programma più dettagliato del percorso, appuntamento per appuntamento. Quindi iscriviti al percorso e partecipa ai nostri workshop quando sarà un po' in futuro, sarete informati di tutte le iniziative che porteremo avanti. Quindi oggi cosa puoi fare? Riflettere, agire e condividere. Quindi qual è il primo passo che puoi compiere per iniziare questo viaggio? Prenota il posto, prenota la poltrona e condividi, porta qualcuno con te. Perché a volte viaggiare in coppia, in voce, perché a volte viaggiare in compagnia è più semplice, a volte più leggero e ci si sprona un po' in volta. Infatti, come dice Prost, il viaggio non è mai quello di trovare nuove terre, ma di avere nuovi occhi, e questo è quello che può fare con questo percorso, con le nostre lezioni. Logicamente io sono a fianco delle persone che vorranno, poi sono sempre disponibile anche per comunque vedere per approcci individuali, che non è proprio un gruppo. Quindi tutti, ripeto, 5, comunque, perché secondo me è essenziale che tutti facciano quel che cominciano a fare col primo viaggio di se stessi. Allora, io ringrazio, io ho un ringraziamento particolare. Ringrazio, sì, vabbè, i soliti ringraziamenti, ringrazio l'amministrazione che ci ha dato la possibilità, che mi ha dato la possibilità di usare la stanza, ringrazio Luigi che è sempre disponibile. Puoi dire anche che la serata viene trasmessa su Maco TV, lo dico io? Ok. Posso dire tranquilla. Su Maco TV è una televisione web, potete trovarlo sui social o addirittura www.macotv.it, vi trovate l'uno l'altro e tutta la serata ripresa, quindi gli argomenti interessanti sono tutti quanti ormai immortalati, potete ripercorrerli. Ok, grazie. Per carità. Quindi ringrazio
ma vorrei un ringraziamento particolare va alla mia famiglia. Abbiamo in famiglia e quindi ringrazio mio figlio Riccardo che ha curato la grafica, ringrazio l'altro figlio Daniele insieme a papà Roberto per aver assistito nella parte tecnologica. E ringrazio mia sorella, quindi qui parliamo di famiglia, perché è la creatrice di quella cosa colorata che vedete lì, l'albero di Natale. L'albero di Natale, che altro non è che un insieme di un dono che comunque spetta a voi, creato da mia sorella, che vi presento qui. Vieni, Sperantina. Mia sorella maggiore, quindi lei viene prima, lei la prima. E quindi lei mi parlerà di che cosa sono quelle cose lì colorate. Allora, io sono partita da un'idea degli acchiappasogni classici che tutti conoscete. Che tutti conoscete, penso, no? Che sono quelli che trovate su internet, classici con le piume, i tre piume. Io li ho personalizzati. Cosa ho fatto? Cioè, nell'antica vengono, cioè questi acchiappasogni nascono nell'America del Nord e servivano per i bambini, per aiutare i bambini a dormire la notte, perché dicevano che prendevano, afferravano i sogni cattivi, li mandavano via e trattenevano i buoni, quindi rimanevano in una zona di comfort. I miei sono unici, nel senso che ogni acchiappasogno è un pezzo unico, non ne faccio due uguali. Ci sono delle pietre, dei cristalli che aiutano questo compito di questo acchiappasogno, che è il cristallo che ognuno di noi ha un'energia. Il cristallo, non so se lo conoscete, è un'energia. Noi siamo fatti di energia, per cui c'è una certa attrazione. Se io scelgo un colore con un tipo di pietra, è perché quella pietra in quel momento ha qualcosa da donarmi, che mi serve. Cosa posso dire? Cioè, io inizialmente vi racconto due cose velocemente. Ho vissuto un periodo molto difficile. Riallacciamoci ai periodi che diceva lei, che ognuno di noi vive drammatici. Non avevo tante cose da fare. Un giorno, cioè passando da una situazione dove io non avevo un minuto di tempo libero, sono passata a una situazione in cui avevo tanto tempo e non sapevo cosa farci con questo tempo. Ho iniziato a fare dei corsi sui cristalli. Allora, sono anni che faccio percorsi tipo questi insieme a mia sorella. E ho iniziato a fare un corso specifico sui cristalli. Mi ha attratto tantissimo, cioè mi ha conquistato. Io sognavo i cristalli la notte e non sapevo cosa ci dovevo fare. Ho iniziato a fare bracciali, collane, pentagrammi, un po' così. Poi alla fine sono arrivata agli acchiappasogni. E su ogni acchiappasogno che io ho fatto fino ad ora, quelli che vedete lì sono due, ma solitamente ne ho già venduti tutti, qualcuno di voi già ce l'ha, no? È qualcosa che io cerco di donare, cioè un dono che cerco di fare alle persone, trasmettendo la mia esperienza e l'amore che provo nel fare queste cose. E c'è una frase che io aggiungo sempre a ogni acchiappasogno, che guarda caso si personalizza con la persona a cui l'acchiappasogno viene donato, anche se io non conosco la persona. Finora io ho sperimentato questo, quindi per me oggi è darvi questo piccolo pensiero per far sì che sia una vita migliore, ci sia un sogno nella vostra vita. Quale lo decidete voi.